posizionare la farina fondana su una spianatoia e inserire al centro le uova. Dopo aggiungere la spugna sciolta nel latte. Aggiungere il sale e imbastare il tutto. Quando l'impasto è pronto, avvolgerlo nella pellicola e lasciarlo riposare. Ora iniziamo a preparare il ripieno. In una ciotola mettiamo i 600 g di ricotta di pecora e la schiacciamo con una forchetta. In un'altra ciotola rompiamo e sbattiamo le uova da inserire nella ricotta. Prendere la salsiccia e fina e tagliarla a cubetti. Aggiungere la salsiccia alla ricotta, un po' di sale e le uova sbattute. Stesa la sfoglia, posizionarla in foglio di carta forno e metterla nella teglia. Mettere l'impasto di ricotta all'interno della sfoglia, stendere l'altra sfoglia, sembra uno spessore di mezzo centimetro, posizionare la sfoglia sopra alla pizza per chiudere e pareggiare bene i bordi. Metterla in forno a cuocere per 50 minuti a 180 gradi.